come siamo in grado di organizzare i soggetti che vivono la povertà, le tante forme di povertà, in un percorso che si liberi completamente da atteggiamenti di supponenza da parte della politica. C'era un tempo l'idea che nella politica c'era il grande ingegnere, il partito con la P maiuscola, che costruiva il fiume, il grande fiume, e poi l'estuario, e i movimenti erano l'acqua che passava e sgorgava in mare. I partiti hanno costruito delle chiaviche, dei letti sbagliati, non hanno più trovato il mare, è vero, e quindi diciamo i partiti si sono comportati con la società come i ginecologi di un tempo si comportavano con le donne, o come gli psichiatri si comportavano con i malati di mente, cioè non considerando l'altrui competenza. E noi invece su questo dobbiamo capire che la battaglia fondamentale a tutti i livelli è sull'allargamento dell'area della competenza, su come cioè la democrazia diventa non semplicemente partecipazione passiva a un processo decisionale architettato, progettato in luoghi separati, ma la democrazia come diritto di ingerenza, Vedete, fosse stato, se posso dire soltanto una battuta, qui siamo tra amici, fosse stato per il centro-sinistra, non avremmo mai cancellato per legge né la privatizzazione dell'acqua né il nucleare. Non volevo suscitare, lo dico perché sono argomenti, ma il punto non è la posizione politica di questo partito o di quell'altro partito, è dire chi è competente a fare cosa. Si poteva costruire un programma di riforma della psichiatria senza la competenza dei matti? Noi abbiamo avuto l'invenzione dei servizi socioassistenziali che poi hanno contaminato tutta l'idea di come si rifonda il ciclo della salute, perché si è stati incapaci di lavorare sulla competenza di tutti. Noi vediamo quanto sono competenti i precari nella scuola, nell'università, nella sanità, nella pubblica amministrazione. Noi vediamo quanto sono competenti i cittadini quando si industriano ad approfondire le questioni che riguardano i loro territori, no? I cittadini dell'Aquila, che improvvisamente, dopo essere stati lungamente raccontati da porta a porta e dai manipolatori di regime, un giorno si stufano e rivendicano il loro diritto di ingerenza, cioè non è possibile che ci racconti soltanto Bruno Vespa e Berlusconi, ora ci raccontiamo noi. E esercitano la loro competenza, la competenza di chi sa che oltre quella cancellata ci sono le stesse macerie di anni prima, di chi sa quali sono le truffe che si sono realizzate dietro gli spot umanitari, di chi conosce la verità, che sulla pelle di questa città è stata giocata una delle più ciniche partite di potere della storia italiana. Ecco, e finisco e vi chiedo scusa se l'ho fatta lunga, ma per me c'è un punto di connessione tra la battaglia per difendere e avanzare lungo quei sentieri di liberazione che hanno avuto nella vicenda di Marco Cavallo e del manicomio di Trieste un momento particolarmente alto e bello nella storia del nostro tempo, con la battaglia in generale per la democrazia.
Badate, perdiamo insieme le due cose. Se i lavoratori non sono competenti a esprimere un giudizio sul proprio contratto, tutti perdiamo qualcosa. Tutti perdiamo qualcosa. Se i medici non sono... Guardate, è proprio il punto di principio. Non si può più immaginare che il tema sia chi merita la delega. Con un dibattito che riguarda le forme del leaderismo e il loro esprimersi e sottrarsi a seconda del grado di abilità comunicativa. Per cui noi tra leader facciamo una bella discussione, ciascuno di noi può rimproverare agli altri leader di essere leaderista.